Ovviamente siamo ormai all'ottava edizione, in questi anni abbiamo incontrato più di 1000 imprenditori e hanno arricchito il nostro paese sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista culturale. E allora come si svolgerà quest'anno la cerimonia di premiazione? Abbiamo 5 categorie. Avremo una borsa di studio, avremo un premio dedicato all'arte e poi ovviamente il premio finale all'imprenditore dell'anno. La prima categoria, che è crescita del profitto, the winner is... Gavios Garas. Gavios Garas. Prego. Prego. La categoria occupazione, invito a salire Paolo Ghezzi, che è direttore generale di Infocamere. The winner is... Nestor Malabanan. Nestor Malabanan. Voglio ringraziare la mia famiglia per sempre stare dietro di me. E allora invito a salire sul palco Maria Fermanelli, che è vicepresidente della CNA, e Chiara Tronchin, che è della Fondazione Leone Moressa. Il vincitore è? Reza Paia. Reza Paia. Invito sul palco Natale Forlani, che è dirigente generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. The winner is Sigie Sie. Sigie Sie. Perché nostra società basa su amore. Invito a salire Franco Pittao, che è coordinatore del dossier statistico del Lidos. Vincitore è Falconi Rivero. Roberto Carlos Falconi Rivero. Invito Carlo Alberto Pratesi, che è professore all'Università di Studi Roma 3, e Walter Pinci, che è responsabile dei sistemi di incasso e pagamento di Poste Italiane. Quindi questo connubio tra la componente dei nuovi italiani, la componente dei giovani, oltre che essere estremamente motivante a livello personale, è per noi un investimento che facciamo anche sul business, sul futuro della nostra azienda. L'imprenditrice del futuro di quest'anno è Anastasia Virlan. Anastasia Virlan. Io ho l'onore e il piacere di invitare sul palco la presidente Laura Boldrini. I migranti che hanno deciso di risiedere nel nostro paese e di far diventare il nostro paese anche loro, contribuiscono alla nostra economia, anche alla nostra crescita sociale, come dicevo. Quindi io vi ringrazio, mi fa veramente piacere poter essere qui a dare questi premi. La vincitrice del riconoscimento speciale per l'arte nel Monogram 2016 è Taqwa Ben Mohamed. Taqwa Ben Mohamed. Prima vorrei ringraziare mia madre, che è lassù, che è il punto di partenza appunto di questa storia. Attenzione, il vincitore di quest'anno, imprenditore dell'anno è Maki Sakande. Io sono qui grazie a tutti, ringrazio il creatore di ogni cosa, ringrazio Dio, ringrazio Monogram per questa opportunità, ringrazio l'onorevole qui presente, ringrazio tutti voi.